Oggi è la giornata nazionale dedicata alle vittime del lavoro e oggi sono usciti anche i dati relativi alla Valle d'Aosta e c'è stata una cerimonia proprio in centro città. Morire sul lavoro non è accettabile in un contesto industriale avanzato. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ricordata anche ad Aosta con una cerimonia segnata dalla deposizione di una corona d'alloro e poi un corteo, accompagnato dalla banda comunale fino a Palazzo dell'INAIL. Stando agli ultimi dati, sono stati 375.486 gli infortuni sul lavoro denunciati da gennaio a luglio 2016 in Italia, registrando un lieve aumento dello 0,27% rispetto al 2015. La Valle d'Aosta, che segna 917 casi nei primi sei mesi di quest'anno, si pone in controtendenza rispetto al dato nazionale, registrando un calo dello 0,37%. Tre sostanzialmente settori interessati in valle, ci ha spiegato il presidente regionale dell'ANMIN, Mario Attilio Favre. I settori più interessati, diciamo, che hanno più infortuni in Valle d'Aosta sono senz'altro l'agricoltura, l'edilizia e anche le industrie metalmeccaniche. Nella nostra regione nei primi sei mesi di quest'anno non è stato registrato nessun incidente mortale, mentre a livello italiano ne sono stati denunciati 562, anche se in diminuzione rispetto ai 643 dell'anno scorso.